Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues, abbiamo con noi Aldo Pedron. Buongiorno a tutti, buon rock a tutti, anche se si dovrebbe dire buon blues, però sono più rockettaro, no, per modo di dire. Ha fatto questo libro strepitoso, ci siamo appunto sentiti tempo fa di questo meraviglioso libro, intitolato Treni in Musica, e treni sul blues praticamente... e il loro pane. Non c'erano libri sui treni, meglio, io ho dei due o tre libri americani, bei tomoni, però di musica tradizionale, 1800, gli inizi, le canzoni di una volta, cioè di un secolo fa, quindi gli inizi del blues, che equivale alle ferrovie in America, eccetera, e il blues andava in pari passo. Eh sì, certo. Però un libro che... è vero che è blues, però che magari le canzoni sui treni l'hanno fatte un po' tutti, quindi sì, certo. Da Jeff Beck a Jimi Hendrix, tutti hanno fatto una canzone sui treni. Poi ci sono gli incontri sui treni, chi era in treno, chi si è incontrato in stazione, quindi no, un po' di tutto, ecco. E in quel caso lì è l'unico un po' nel genere, anche perché arrivo anche a gruppi che a me non piacciono per niente, i Queen, che però... Ma non ci credo, non sì, ti piacciono sì. I Queen? Non mi detesto. Addirittura? Sì. Io sono filo americano, musicalmente parlando, 98%. Quindi Bruce Springsteen, ok, ma... Va benissimo. Ma Queen? Gruppi di quella... Non ti quelli piace. Che piacciono a tutti. Ok, quella a te non... Allora, se prendiamo 10 persone che seguono un po' di musica e gli chiedi dimmi i preferiti, te li dico. I Queen, i Pink Floyd, le Zeppelin, siamo sempre lì. Ecco, le Zeppelin, d'accordo, anche se io uscirò prima di Natale su un libro sui plagi. Ah! Che è in lavorazione, perché io, siccome ho scritto che hanno rubato questa canzone, hanno rubato quella lì, quelli lì sono il più onesto e un ladro, eccetera, eccetera. Porca miseria. Non posso prendere una denuncia, per cui ho affidato tutte le mie schede che ho scritto negli ultimi 6-7 anni. Come vedi, andiamo a parlare di un'altra cosa, chi se ne frega, e vi scende il libro, perché sono così. Quindi i plagi ho affidato a uno di L'Aquila e uno di Grosseto, stanno rivedendo le schede, che poi me le rimandano, sono quasi uguali, e io, dove c'è scritto plagio, cancello, allora scrivo mi ritorni in mente, mi assomiglia a... perché cavoli, devo dire che non ci saranno le canzoni straniere, tipo gli Spirit hanno fatto causa ai Led Zeppelin, okay. Solo che i Led Zeppelin hanno dei grandi avvocati, gli Spirit di Randy California erano morti tutti, erano gli eredi, hanno perso la causa, hanno perso la causa. Ci sono stati, perché poi le cause vanno all'infinito, durano 30 anni, alla fine hanno assorto le Zeppelin. Però se voi andate a sentire Stairway to Heaven, che è la più bella canzone che esista delle Zeppelin, l'intro è un pezzo degli Spirit. Gli Spirit, le Zeppelin non possono dire che non conoscevano gli Spirit, perché è stato dimostrato che hanno fatto una tournée in California e le Zeppelin aprivano agli Spirit. Ah-ha! Quindi hai voglia che Jimmy Page dica, ah no, questi non li ho mai sentiti, come no? Poi sono andati a casa sua e avevano tutti i suoi dischi. Questa non è una prova il fatto che abbia tutti i dischi, però il pezzo, l'introduzione è lì. E invece i plagi saranno solo l'americano plagiato da un italiano, ecco, quindi perché questa casa editrice si chiama Musica in Mostra segue gli italiani, quindi ci deve essere un italiano, quello che ha plagiato è italiano, o viceversa. Sì, c'è poche, come Albano che ha fatto causa, ecco, per Michael esempio Jackson. Albano e Michael Jackson, allora se senti Albano dici che magari ha vinto. Lui ma dice... Michael Jackson non può dire niente perché è morta, giusto? Certo. Però allora prima ha vinto uno, è sempre così le istanze. Il tribunale di Milano, neanche a farla apposta in Italia,
ultimo che ha decretato che tutti e due hanno copiato da un traditional del 1860. Quindi pare a patta, ognuno si paga le spese proprie e era presa lì, tutti e due. E fantastico. Perché poi tutti prendono dalla musica di una volta, chi non prende è. Per forza, no? E quindi c'è questo proprio... è un altro libro. Fantastico, quindi siamo prima, passati da quello si che... Si chiamerà Il mio plagio come un rock. Nel titolo posso mettere la parola perché dicono sì, il titolo Scimmiotta, esatto. Celentano, poi Celentano le ha copiate tante, voglio dire tutte, minchia. Pregherò prima versione di Stampami. Pregherò, no, cioè. Dopo ho dovuto, cazzo, no, non metti bene chi negli autori, ma sei pazzo, e allora... Allora a correggere. Eh beh, sì. Certo, Pregherò è lampante, no? Era lampante che era Bene King, però vabbè. Però non dobbiamo parlare di plagi, no, che sarà o meno. Se vuoi parliamo di quelli che ho fatto prima anche. Sì, certo. Beh, certo. A parte che ho fatto. Ero caporedattore Mucchio Selvaggio, poi ho fatto con Caru L'ultimo Buscadero, sono stato direttore 12 anni dall'80 al 92. Poi ho iniziato anche a fare i libri, nel frattempo facevo anche un altro lavoro in aeroporto e quindi la passione è la musica, la passione è tutto quello che ci... Certo, se ci non porta abbiamo passione avanti. Non si può andare avanti. E ho fatto un libro sui Beach Boys, che è uno dei miei gruppi preferiti, i californiani. Io, poi neanche a farla apposta, il secondo libro ho fatto Ray Cooder, che secondo me è un chitarrista fantastico. E ho fatto un libro nel 98 e uno nel 2018 su Ray Cooder, quindi due libri, un altro che... Le grandi case editrici, no, ma tu scrivi di nicchia, quindi non si può pubblicare. Quindi va a finire che ho fatto 5 libri su Arcana Editrice, che è una buona casa, fa solo libri di musica, però non ha la distribuzione della Feltrinelli, della Mondadori, certo, della Ebi. Cioè, chiaramente invece a voi, nelle nostre descrizioni, vi metteremo dove trovare i libri di Aldo. Sì. Beh, se siete qui dalla zona, io direi basta andare alla Biblos Mondadori in piazza principale a Gallarate e li trovate. Per il momento tutti i miei libri precedenti sono su Amazon, giusto, okay, per non far nomi. Vabbè, quindi no, il libro sui Beach Boys, il libro sui Creedence Clearwater Revival californiani, i miei due libri, diciamone uno, quello del 2018 su Ray Cooder, Viaggiatore dei Suoni, si trova sempre lì e anche su Amazon. E poi ho scritto un libro, L'onda sulla baia, su San Francisco, la Beat Generation, tutta la musica, il Golden Gate, un ponte immaginario fino alla Silicon Valley, perché io ritengo che gli hippie degli anni 60 sono quei personaggi che oggi si chiamano Steve Jobs e quelli che sono andati nella Silicon Valley a fare quello che hanno fatto adesso. Quindi se abbiamo Google, se abbiamo l'email, se abbiamo dobbiamo a tutti questi personaggi, quasi tutti californiani, nella università di Berkeley, eccetera eccetera, in California, in queste università sono un po' nati gli esperimenti di tutte queste nuove tecnologie che è la Silicon Valley. E quindi c'è un libro anche su San Francisco, L'onda sulla baia, su questa musica. Parto dalla musica psichedelica perché anche i miei gruppi preferiti in ordine, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver, Messenger, Stavrovis e tutti gli altri. Meraviglia. Quello lì è un libro su San Francisco. Poi ho scritto una guida, la mia guida jazz, che è il punto di vista di un rockettaro che però gli piace anche il jazz, perché no, è sempre musica. Ah, certo. E quindi, però si fa più fatica a trovarlo perché l'editore si chiama Edizioni Applausi, che è questo pazzo di Torino, talmente pazzo che mi ha pubblicato anche Training in Musica, Edizioni Applausi. Lui fa i libri meravigliosi con un sacco di immagini, perché adesso compri un libro e non c'è neanche un'immagine, perché poi tutti hanno paura perché non vogliono comprare le fotografie oppure non si sa il copyright di chi è quella fotografia lì, e quindi fanno i libri e non mettono neanche una foto. Questo pazzo ha pubblicato tutte le foto che gli ho dato, peccato che gli manca un po' di distribuzione del libro. Dico, prima fai là e poi ti fai autorete, allora lo potete trovare alla Biblos Mondadori di Gallarate, o dovete avere pazienza, oppure scrivete a edizioniapplausi@gmail.com o rintracciate il sottoscritto Aldo Pedro, mi faccio pubblicità da solo. Siamo qua apposta. Per dire e quindi scrivete a me, in qualche modo
tanto che lo sfogliavo e parlava di foto, a me è capitata una foto strepitosa, per esempio, che è John Lee Hooker. Beh, e questo è veramente tanta tanta roba, cioè di foto ce ne sono veramente tante in questo libro. Anche qui abbiamo veramente un'infinità di... Si parte dagli inizi della musica, che va a pari passo con i treni, quindi dal 1800, e i primi bluesman, io poi ci tengo molto, tipo a Sister Rosetta Tharp, la religiosa che ha inventato il rock and roll, che poi c'è un'immagine bellissima di lei con la pelliccia nella stazione abbandonata di Manchester, quando gli inglesi, che la vedevano molto lunga, portavano tutti questi bluesman che negli Stati Uniti nessuno più, erano abbandonati. Che è questa? Che è questa qua, dell'immagine, quella volta lì hanno fatto dei tour con Muddy Waters ed erano in Inghilterra, e lei hanno girato delle scene in una stazione di treni abbandonata di Manchester, e lì tipo siamo nel 64, ma lei il pezzo di Strain l'aveva già scritta a fine anni 20. Qui siamo nel 64 e ci ritroviamo con appunto lei fotografata con questa pelliccia bianca, con questa strepitosa diavoletto, un SG Gibson bianca e un Vox sotto, cioè un Vox, penso che sia la C30, e l'ha buttato su una seggiolina, c'è una Telecaster. Fantastico. Più si sfoglia questo libro e più innanzitutto ci si arricchisce appunto questa... Diciamo che sono delle biografie per inquadrare il personaggio. Poi si cita la canzone che parla di treni, quasi sempre ci sono 3 o 4 righe del testo in inglese e anche della traduzione per farlo capire. E poi ci sono le immagini. Sfogliando ho trovato un'immagine strepitosa, qua io ho Mick Jagger e Keith Richards che si incontrano quasi per la prima volta in stazione. Uno andava in collegio, in un college, è il periodo in cui uno aveva incontrato l'altro sul treno, con in mano Keith Richards aveva in mano i dischi di John Lee Hooker, dai che facciamo un gruppo, chiamiamo un altro disgraziato che stava già iniziando a chiamare, che era Brian Jones, e nascono i Rolling Stones. Certo. E lì è la foto a Dartford, che è il loro paese, perché abitavano tutti e due lì, solo che Mick Jagger era di una classe un po' più ricca, che ti dice un po', però era lo stesso paese. Poi si sono incontrati e lì abbiamo... diciamo che... Cioè, voi pensate un po', no? Questi due ragazzi si incontrano per caso in questa stazione, dicono, ma dai che facciamo un gruppo, chissà se riusciamo a fare qualcosa, e stiamo parlando dei Rolling Stones. Cioè, incredibile. Sì, è nata così. È incredibile. Dopo uno ripeto, stato a casa dell'altro, avevano il blues, naturalmente seguivano i bluesmen americani, quindi gusto quasi uguale, comunque focalizzato al blues americano, e hanno trovato quell'altro, il Brian Jones, che e poi chiaramente qua sempre sfogliando. Beh ragazzi, c'è da divertirsi a prendere questo libro, io ve lo straconsiglio, perché c'è proprio da divertirsi, tanto che lo sfogliate è veramente fantastico, e mi piacciono tanto le foto come sono state messe. Jeff Beck seduto su un vagone merci, Pippo Guerrieri, è fantastico. Ricordo che poi noi di Jeff Beck avevamo portato qui a Salottino il grande Carlo Dipinto, che ormai adesso è diventato un caro amico, e avevamo appunto parlato di Jeff Beck. Oh Aldo, questo libro è strepitoso, cioè, secondo me dovrebbero utilizzarlo oggi gli adulti. Quando noi eravamo bambini avevano i libri delle storielle per farci addormentare, dovrebbero utilizzare questo. È strepitoso. Strepitoso. Sfogliando vedi un po' di... Ah! Chi l'è? Sì! Ho
beccato una perché foto perché giustamente non scrivi solo di quelli che ti piacciono, non ha senso. Corretto, giusto, cioè corretto. Quindi... senti, abbiamo parlato di Carù prima, no? Nel passaggio abbiamo tirato fuori il nome di Carù. Qui in Gallarate sono stato socio di lui, ecco, questa qua a Gallarate è stata un'istituzione, Carù, no? Lo è ancora oggi, anche se ricordo che la libreria e il negozio vanno avanti, certo. Sono aperti, hanno aperto subito il giorno dopo, naturalmente in questo momento ci sono dei commessi, diciamo, la situazione è ancora un po' delicata, non è ancora ben definita perché naturalmente il giudice eccetera eccetera dovranno dire o meno, però in questo momento va avanti la rivista, va avanti la libreria e va avanti il negozio di dischi. Non c'è più lui. Beh certo, non c'è più il mentore, diciamo. Io ho iniziato a comprare i dischi nel maggio del 1966 in Via Verdi, che era un negozietto sempre a Gallarate, dove c'era papà Luigi, che mi ho comprato da lui i primi 45 giri. Porca nel 66. Dopodiché mi ha fatto conoscere il figlio Paolo e da lì abbiamo iniziato un po', vabbè, io compravo i dischi da lui e via. E siamo andati avanti, naturalmente poi nel negozio nuovo e in Piazza Garibaldi Gallarate. Sì. E da lì abbiamo fatto una fanzine, stampavamo 50-100 copie ciclostilate, si chiamava Happy Trace, perché uno dei nostri gruppi preferiti erano i Quicksilver e Saint Angel Service, che avevano fatto un album che si chiamava Happy Trace, e poi abbiamo fatto il Mucchio Selvaggio come redattori, insomma, eccetera, sempre da un cliente, beh, tutti i clienti suoi erano un cliente di Roma, quindi che comprava i dischi in corrispondenza da Carù, e abbiamo fatto la rivista Mucchio Selvaggio. Poi nell'80 ci siamo staccati e abbiamo fatto il Buscadero, e quindi io ho fatto il direttore dall'80 al 92, e poi vabbè, le nostre strade, come dico io, si sono divise con Paolo, e niente. Comunque domenica ho fatto un ricordo di lui a pagina intera sulla Prealpina, un altro pezzo l'ho scritto su Malpensa 24, un altro pezzo l'ho scritto, è stato pubblicato sul numero di agosto del Buscadero, un altro pezzo forse per un libro che uscirà, sempre tutte. Su di lui ho cambiato i pezzi, e vado avanti tutte. Nel ricordo, anche se i rapporti erano quello che erano. Ho visto tutte le tue uscite in merito a Paolo, perché vabbè, chi era di Gallarate e diciamo che la giovani, gente veniva da tutto il mondo. È vero, anche quella famosa classifica, che poi le classifiche sono quel che sono, che l'avevano messo su tra i 10 negozi migliori del mondo. Diciamo che quella classifica lì era un po' strana, perché mettevano solo uno, mi sembra, negozio in America. Se vai in America, ogni stato ha qualche negozio, poi ci sono i negozi indipendenti, ci sono le catene, quindi non sai mai, sì. Certo, andate a Meba, a Berkeley in California, che prima c'era Los Angeles, è un po' diverso, però sicuramente, diciamo che io me lo ricordo bene, perché agli inizi non che lo aiutavo a fare gli ordini, però è stato il primo che ha importato, uno dei primi, perché ho sentito altri 3 o 4 che hanno detto, io sono stato il primo a importare i dischi dall'America, quindi... Di lui, che quando entravi in quel negozio trovavi di tutto, qualsiasi cosa avevi bisogno lo trovavi, oppure te lo facevi arrivare. Se chiedevi trovavi tutto, chiaramente molta gente un po', se non avevi una lista o entravi impaurito, lui ti metteva un po' di soggezione, se non sapevi cosa chiedere. Non certo che niente. Se andavi a chiedergli un disco dei Ricchi e Poveri, forse ti cacciava fuori, ti dava un calcio nel culo. oppure per esempio lui 45 giri li snobbava, il negozio è strapieno e i magazzini sono strapieni di 45 giri, ma lui gli ultimi tempi non voleva neanche vendere i dischi, era talmente che li aveva tutti, però era così. Io mi ricordo il primo a importare veramente dall'America dei dischi, come si diceva, si trovano solo da lui, vero. E quindi veniva gente da almeno da tutta Italia. Sì, mi ricordo da ragazzino, entrai nel suo negozio per chiedergli uno dei primi DVD di Woodstock.
entrai, lui era omone. Io ho bisogno del DVD di Woodstock. Mi guardò, era un ragazzo io. Sei sicuro? Sì. Ma sai di cosa stai parlando? Sì, voglio DVD. Allora, mi vide deciso, e allora sorriso, bello, e così, pieno. Diciamo che andava anche a simpatia e antipatia. A molti diceva no, non ce l'ho quel disco lì, perché in quel momento lì chissà cosa gli scattava lui, quello lì, no, non ce l'ho. Ma quel disco lì che è lì fuori, no, quello lì è via per un altro. Ma vabbè, purtroppo ho tanti racconti di gente, però era fatto così. Vabbè. Era giusto, diciamo, giusto, che comunque, cioè, il negozio era suo. Quella cosa lì. Gestiva lui le cose. Senti. Questo a me è piaciuto tanto, innanzitutto ti ringrazio anche per la dedica che mi hai fatto in prima pagina. Io lo conosco abbastanza questo libro, ma lo rileggerò forse, diciamo che più volte. Va consultato, anche perché sì, è cronologico, però sui treni hanno scritto un po' di tutti, quindi ci sono dischi. Sì. Canzoni country, blues, folk, jazz, c'è vari generi e quindi un panorama abbastanza che bello. Poi country in Italia no, country in è Italia dura. Non ha mai preso e non prenderà mai, è dura il country. Parlavamo di un nostro amico Chris Mantello, esatto, che è stato qui, Chris Mantello, che adesso ha mixato lui, però il master l'hanno fatto agli Abbey Road di Londra. Esatto. Però anche lì non è che adesso sono tempi duri, non è che arriva la casa multinazionale e ti fa fare un disco, però si fa fatica anche a trovare una bella etichetta che voglia pubblicare dei dischi. Cosa? Country. Non il country in Italia. Allora. Mentre blues, secondo me, non dico, è un po' di più. Ce ne sono molti musicisti blues, festival blues. Beh, l'italiano però è blues. Sì, vabbè, country appartiene più agli americani. Vabbè, ma allora, mio parere, io ho dei pareri naturalmente contrastanti. Molto personali. Ah, ok. Perché allora la musica mi piace, quella americana, molto meno l'inglese. E a lei? Non che non mi piacciono i gruppi inglesi, mi piacciono i Rolling Stones, mi piacciono i Beatles, gli anni 60, gli Animals, tutti, ok. Dopo col prog, no. E, però per esempio il blues, se tu senti gli italiani, trovi tantissimi musicisti che suonano bene il blues. Però se tu fai cover, fai quasi sempre cover di pezzi che l'hanno già fatto miliardi di volte. Sì. Quindi se non fai un arrangiamento accattivante, bello, ispirato, che cambia un po' il pezzo, non puoi farmi sempre... Cadi nella retorica. Ecco. E poi secondo me in Italia c'è il problema della lingua. Per cui tu fai una musica americana, la canti in inglese, quindi il testo in inglese non è cantato in italiano, con l'accento romagnolo, ma non hai la voce, perché il più scemo degli americani canta da Dio. Tu senti cazzarola, senti di quelle voci, fanno in Italia mica tanto. E la dizione pure, quindi di sentirmi l'ennesima cover di un pezzo che hanno già fatto tutti, che io ho in miliardi di dischi di bluesman americani, lo sento da un italiano con una voce meno bella rispetto all'americano e la dizione non c'è. Poi abbiamo dei grandi chitarristi di blues anche in Italia, quindi certo. Sto pensando all'amico Travis che suonava l'armonica, non la chitarra, che in questo grande momento gli mandiamo gli auguri, perché sì, è stato in ospedale, operazione, il cuore, speriamo che stia bene. Però Paolo Bonfanti per me è uno dei migliori chitarristi, blues, bravissimo, ci sono tantissimi. Siccome ci parlavamo della Sardegna o meno, quindi mi viene in mente Francesco Più, è un altro grande. È un fenomeno. Ma ci sono
decine di chitarristi blues che fanno blues, che fanno anche tanti dischi. Io sono abbastanza amico di tanti musicisti, perché poi li recensisco, li conosco meno, però questo parere non è proprio tanto sbagliato sul fatto dell'addizione, sul fatto che... No, certo. È chiaro che ogni musica si ripete, perché nel 2024 è difficile veramente inventarsi qualcosa. D'altronde ogni decennio è un po' preso da prima. Certo. E quindi roba nuova difficilissima, però diciamo che se tu senti un disco fatto in Svezia da uno svedese o meno, loro è più la loro lingua, quindi l'inglese parlato e cantato da altri stranieri è sicuramente migliore, perché noi abbiamo avuto sempre questo handicap. Infatti anche l'inglese in Italia lo conoscono pochi. Eh sì. Purtroppo, rispetto a tutti questi paesi. Poi ci frega nordici, un po' lo slang, no? Lo slang, sì, eccetera. Quindi. Però. Ci frega. Però abbiamo dei grandi musicisti, esatto, ugualmente. A livello di musicisti, caspita. Non ci manca niente. No, sì. No, non ci manca niente. Andrea De Luca, che mamma mia, con la steel guitar è mostruoso. Cioè, io l'ho sentito suonare e l'ho portato qua al salottino. Andrea De Luca, allora, è fortissimo. Adesso neanche a farlo apposta, invece di chitarristi, oggi parlavo con Juki Ngala, un altro che fa blues, ha fatto un disco di blues bellissimo, l'ho recensito, gli ho appena mandato i complimenti, bel disco. È un altro che per esempio fa fatica a suonare in Italia e gira l'Europa con la sua band e suona blues da 40 anni. Però, vedi. Egidio Juki Ngala, bravissimo, fa blues con la sua band, oltretutto... È bello parlare perché blues, sì. Che genere fai? Lo so che genere fai. Tu fai Boogaloo. Come Boogaloo? Sì, fai Boogaloo. Boogaloo che cos'è? È lui. Hai ragione. Boogaloo è una specie di blues. Ma sarebbe il rhythm and blues della Louisiana. Quindi è un blues. Perché poi dipende dalla contaminazione. Molto più rurale. Se fai un po' cajun, io sono un appassionato di musica, tutta la musica americana, il country, il surf vocale, strumentale, il cajun, lo zaideco, la musica della Louisiana, fenomenale, il blues a Chicago, wow, di tutto. Chicago, il country a Nashville, la California, tutto, New York, di tutto, sì. E quindi... passione misurata sulla musica americana. Poi tu sei anche amico di Guatamaschi, no? Sì, con Ezio, non scherziamo. Io ho scritto su una prima rivista che lui aveva, si chiamava iForks, che era più tradizionale o meno. Dopodiché lui ha fatto Jam, praticamente ho scritto quasi dal primo numero fino a quando ha chiuso la rivista, perché non c'era più sua sorella, che si chiamava Jam. E coincide con la mia uscita al Buscadero, io ho detto chi me lo fa fare di fare il Buscadero, che devo fare un po' di tutto, cercare la pubblicità, correggere le bozze, mandare gli abbonamenti. Ho detto adesso mi metto solo a scrivere, anche perché faccio anche un altro lavoro, sono famiglia, e io ho scritto 20 anni su Gemme. Dopodiché lui ha sposato anche una mia ex collega di lavoro che gli ho presentato io, ci siamo legati anche queste cose qua, lui va avanti. Adesso lui è direttore editoriale della parte musicale di Oepli, il suo ultimo libro è Rizzoli, She's a Woman, faccio pubblicità anche a lui su tutte le cantautrici, le cantanti, però è bellissimo perché non sono biografie ma aneddoti di storie. Ora però abbiamo fatto questa presentazione con Waitamaki, ci saranno altri progetti, lui ha fatto anche molti libri per Oepli, anche la storia del blues, quindi se voi seguite ci sono la storia della musica rock, del blues, infatti, la black infatti. Music fatta da Caselli, però sempre sotto la supervisione di Ezio Waitamaki, che è preparatissimo, va benissimo, ha un linguaggio fenomenale, è del mestiere da tanti anni. Lo fa di professione, ma lo fa bene, lo fa molto, sì, bene. Mi piace molto, lo seguo, mi piace molto. È pacato, non è come me che mi piace far casino.
però beh, sì, la salunga sì, molto di più. Sei equilibrio, no? L'angolo della bilancia così sta se in mezzo. Se a me mi chiamano Wikipedro, sì, vabbè, perché magari non mi ricordo cosa ho mangiato oggi a mezzogiorno, però quella roba del 59, ti dico la formazione della band o meno, poi funziona così, allora posso fare anche da consulenza, però lui la salunga e poi ha incontrato veramente tutti, quindi gli dice un personaggio, ah sì, quello lì l'ho incontrato qui, qui, là, l'ho intervistato qui, là, là, e quindi ha tantissime storie da raccontare, che ha vissuto, eccetera, eccetera. Chi lo fa a un certo livello di anche di professione ha incontrato un po' tutti, ecco, insomma. Cioè lui magari so, è amico di Joan Baez piuttosto che, capito? Certo. Cioè non del... Grazie al nostro caro Aldo. Grazie a te. Ricordo il libro, poi chiaramente in descrizione. Treni, musica, canzoni a tutto vapore, che non si trova, però cercatelo, che no, ma... lo scrivete, che si può trovare, oppure i libri precedenti, anche perché oramai quelli li ho già fatti. Li mettiamo tutti in descrizione, i suoi libri, e sono uno più bello dell'altro. Bene, che dire, è stata una bellissima chiacchierata. Grazie Paolino e grazie a te Aldo. Blues. Grazie a voi che ci seguite, buona continuazione di serata, alla prossima.